Si è conclusa con la decisione della chiusura di tutte le discoteche, lidi e locali notturni del paese la riunione tra il ministro degli affari regionali Francesco Boccia e i governatori delle regioni. A fronte del crescente numero di giovanissimi positivi al Covid e all'impennata di oltre 600 contagi registrati nella giornata di ieri, si è giunti alla convalida di quanto già contenuto nel DPCM del 7 agosto, in cui si sospendeva l'attività di tutti i locali in cui si balla, ma si lasciava un margine di decisione alle regioni. Stretta anche sull'obbligo delle mascherine la sera dalle 18 alle 6 del mattino nelle piazze e nei luoghi della movida. Intanto si è varata una misura di sostegno economico di 100 milioni di euro a sostegno degli operatori del settore. Anche se la perdita di fatturato stimata si avvicina ai 4 miliardi in tutta Italia. Anche gli imprenditori aretini si dicono preoccupati. Siamo aperti dal 18 di luglio e abbiamo adottato misure che poi qualche giorno fa il governatore Rossi della Toscana aveva reso obbligatorie al momento e noi già le facevamo prima, tipo la misurazione della temperatura e il registro dei clienti. I ragazzi aretini stavano rispettando le misure. Allora, da noi tutti quelli che si presentavano, chiaramente si presentavano con la mascherina, poi sono sincero, non tutti la tenevano, però comunque noi attraverso i nostri steward facevamo modo di invitarli a fargliela indossare. E se chiudiamo le discoteche, il problema lo spostiamo altrove dove non possiamo controllare i luoghi. Per continuare a lavorare siamo disposti a investire nella sicurezza, molto più di quello che facevamo prima. Chiudere le discoteche la trovo una cosa assurda, banale, il voler per forza dare colpa a qualcuno e come al solito sposta il problema e non lo risolve.